stato un piacere, ma dovete tradurre tutto in spagnolo adesso. Allora vi faccio i miei auguri. Grazie a voi. Ciao, ciao. Aquí en una nueva entrega del Despertar, hoy con un programa muy especial en homenaje a un gran periodista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Despertar. Hoy nos congoja decirles que hemos perdido un gran periodista, Giulietto Chiesa, por el cual hemos armado este programa para darle un homenaje a él. También debo darle la bienvenida a nuestro querido hermano Rubén Rajish, que es nuestro colaborador para hacer este homenaje. Bienvenido, Rubén. Bienvenidos a un nuevo programa del Despertar. Y en esta ocasión, un programa especial, un programa sentido, será un homenaje a una persona que quizás muchos no conozcan, algunos sí, ha llegado a sus oídos su nombre, y es el caso del periodista italiano Giulietto Chiesa. Este humilde homenaje que intentamos hacer desde el Despertar, justo con todo el grupo de trabajo, intenta, como bien decíamos, hacer un homenaje, y quienes no lo conocieron, realmente no conocieron la obra, la carrera de Giulietto, lo conozcan en verdad realmente quién fue. Lamentablemente se ha despedido de este plano físico, pero bueno, seguramente nos estará mirando desde aquella dimensión espiritual, porque seguro está cerca de la luz con lo que ha hecho como persona y como periodista. Haremos una mención un poco de lo que fue Giulietto Chiesa, como mención, algo allá por el 2004 fue eurodiputado para la Sociedad Civile, para el partido Sociedad Civile. Y bueno, esto muestra un poco de lo que la impronta que él tenía de tratar de hacer algo, de modificar su entorno, el cual no le agradaba para nada, este mundo violento y un mundo en donde las multinacionales son prácticamente controladas, y sobre todo la información que pasa por pocas manos y que tapan mucho de la verdadera, de la real verdad que es ocultada. Esta era un poco lo que el sello de Giulietto Chiesa. También podemos mencionar que era presidente de la asociación Megachip, un grupo que quizás podamos tomar como puntapié el atentado allá por el 2001 de las Torres Gemelas. En aquel momento este grupo se conformó y denunciaba este autoatentado, como bien decíamos, con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Y allí comenzó su andar este grupo, y bueno, luego siguieron funcionando para denunciar otras complicidades tapadas, y también luchaba en contra de esto que bien señalábamos, este control de la información, donde la sobreinformación a veces nos adormece y realmente no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Esta era un poco la tarea de Giulietto Chiesa. Este es quién era este verdadero periodista. Yo humildemente no soy periodista, pero como hobby hago el periodismo con todo el respeto que se merece, y realmente aprendí
a admirarlo, a Giulietto Chiesa. No tuve la suerte de conocerlo, pero por eso vuelvo a repetir. Desde El Despertar queremos hacer este humilde homenaje a alguien que fue una lucecita en un mundo oscuro. Los invitamos para que conozcan un poco la obra, la tarea de Giulietto Chiesa. Los invitamos a su sitio oficial, giuliettochiesa.com, y les recomiendo leer un artículo escrito por él que se titula Fuerzas Poderosas contra la Información de la Gente. Aquí verán un poco lo que era Giulietto Chiesa como periodista, como persona y como ser, y realmente cuáles eran los valores que lo movilizaban. Quien se suma a este homenaje, tenemos la voz, el testimonio de alguien que pudo conocer a Giulietto. Hace unos años atrás hizo una convención antimafia aquí en la Argentina, en Rosario, y es el caso de Juan Alberto Rambaldo, el doctor que va a pintarnos un poco de quién era Giulietto Chiesa como persona y como periodista. Una persona que, como todos sabemos, prácticamente dio su vida luchando contra los poderes mundiales, denunciándolos y reflejando en sus notas la realidad oprobiosa de un sistema de opresión, tanto física como intelectual, económica y moral. Durante años fue miembro del Partido Comunista Italiano, del que posteriormente se alejó por diferencias ideológicas. Crítico del stalinismo y amigo de Gorbachev, anunció lo que acontecería en Rusia con el advenimiento de Yeltsin y sus adláteres mafiosos. Pese a las diferencias en materia religiosa, lo que lo unía a nuestra obra era una profunda identidad de valores y de actitud de resistencia contra los detentadores del poder mundial. En lo personal, conocí a Giulietto cuando vino al cuarto Congreso Internacional y segundo Nacional en la lucha contra la mafia y la corrupción que organizamos en la Facultad de Derecho de Rosario y al que concurrieron algunos de ustedes. Allí se refirió a la ilusoriedad del capitalismo financiero, aludiendo sarcásticamente a lo que denominó el dólar infinito. También expuso la imperiosa necesidad de generar un movimiento de alternativa, y recuerdo que en ese momento Ricardo Monersán le dijo: allí tenés el nombre de tu movimiento, Alternativa. Mientras cenábamos, demostrándome que estaba interiorizado sobre las cosas de Argentina, me hizo saber su interés en profundizar su conocimiento acerca de la experiencia tenida en nuestro país con relación a las empresas concursadas y que habían sido reactivadas mediante la gestión de sus trabajadores. También estuvo absolutamente interesado al punto que llevó a Europa el tratamiento del tema sobre la ley de medios que se había sancionado aquí en la Argentina. En fin, haría falta un libro y varios días para hablar de Giulietto, el incansable, el de la denuncia, el que llamaba a resistir los embates del poder. Chao, Giulietto. La muerte no existe. Hasta la victoria siempre. Ante nuestra inquietud, esto es lo que nos respondió Giulietto en América Latina se desangra. Escuchemos. Io credo che per il momento siamo all'inizio di una grande crisi mondiale del liberalismo. Non è solo un problema dell'Argentina e dell'America Latina. C'è in realtà una grande, secondo me, inquietudine nelle masse popolari in tutto il mondo, anche in tutto l'Occidente europeo e latinoamericano e nordamericano. Cioè tutto l'Occidente praticamente è in crisi. Ed è in crisi perché lo sviluppo che loro hanno proposto, lo sviluppo economico che loro hanno proposto e realizzato, ha un meccanismo, io direi, infernale, che produce una enorme divaricazione tra il reddito delle classi molto ricche e il reddito delle classi subalterne. È un problema, direi, direttamente economico, perché in tutta la storia degli ultimi 50 anni
il sistema economico capitalista si è realizzato attraverso la gestione del consenso delle popolazioni, una ottima gestione che ha funzionato per molti anni, e cioè lo sviluppo economico produce un ceto medio molto esteso che svolge la funzione di ammortizzatore, in italiano diciamo così, una specie di cuscino che, essendo molto grande, intorno al 40, 35, 40% della popolazione, composto di strati intellettualmente evoluti, mediamente colti, con un discreto livello di benessere, parlo dell'Europa occidentale, ma la questione in qualche misura riguarda tutto l'Occidente, incluso l'America Latina, questo strato ha consentito la gestione del consenso, elettoralmente parlando. Ma il problema è che questo, l'ultima fase, la fase della, possiamo chiamarla, del turbocapitalismo, o la fase, se vogliamo dire, della accumulazione finanziaria artificiale, ha prodotto una riduzione del numero dei rischi, dei ricchi, che diventa sempre più ridotto, sempre più piccolo, un aumento del numero dei poveri a scapito di che cosa? Del ceto medio. Lo vediamo in tutta l'Europa, questa cosa in Europa si vede in modo clamoroso, cioè il ceto medio, che era lo strato sociale che svolgeva la funzione del consenso, si va riducendo sempre di più, e una parte grande del ceto medio si sposta sulle classi meno agiate, sulle classi povere, diventano poveri, quelli del ceto medio diventano poveri. E che cosa succede? Succede che l'elastico della tensione sociale diventa insostenibile, perché non c'è più il cuscino di compensazione, cioè l'ammortizzatore del consenso. Per cui i ricchi, 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 come accade in Cile, per esempio, la cosa più evidente è questa, che in Cile si è determinata una classe dirigente, non più una classe compradora, una classe ricca che vuole pigliare tutto e non è disposta a dare nulla. E quindi il ceto medio, che bene o male si era formato dopo Pinochet, non è più in grado di vivere normalmente, deve fare i conti col denaro, non ha più denaro, perché c'è una espropriazione collettiva. Io lo vedo meno in Cile, in America Latina, perché non ci abito, ma lo vedo questo fenomeno in modo evidente in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, dappertutto. Cioè i ceti medi stanno sparendo, spariscono i ceti medi, si attenua il consenso popolare. Il consenso popolare era fatto di partiti, i partiti che reggevano questo consenso erano in gran parte di tipo socialdemocratico. La socialdemocrazia perde la fiducia dei ceti medi, risultato che milioni di persone cercano un altro partito, altri partiti che li rappresentino, vanno alla ricerca di una rappresentanza popolare, ma questa rappresentanza diventa, da un certo punto di vista, molto radicale. Vuole una parte del reddito nazionale. E dall'altro lato questa rappresentanza non c'è ancora, non è preparata. Guarda, ad esempio, gli esempi che mi vengono più chiari sono Grecia, con Syriza, Italia con Movimento 5 Stelle e in parte la Lega, la Spagna con i nuovi partiti come Ciudadanos, Podemos, Vox, tutti partiti nuovi che stanno emergendo. Perché emergono questi partiti? In Germania uguale, con Alternative für Deutschland, e così via, in Belgio altrettanto, in Finlandia altrettanto. Questi nuovi partiti che cosa significano? Significa che non c'è il consenso dei vecchi partiti, è finito il consenso dei vecchi partiti, la socialdemocrazia e il partito cattolico centrista europeo si è fortemente indebolito e si indebolirà ulteriormente, e quindi c'è un problema di tenuta sociale, la gente si ribella, ma o in Europa trova dei partiti nuovi,
capace di interpretare le esigenze di questo ceto medio in crisi, oppure viene la rivolta spontanea, la rivolta senza guida, che è più o meno quello che sta accadendo nell'America Latina. Dappertutto vengono cacciati via i dirigenti come in Bolivia, come in Cile, come in parte in Argentina, come in Ecuador, ma non c'è un'alternativa, c'è un'alternativa, bisogna ancora costruirla. Quindi la crisi è, riassumo, una crisi economica dovuta alla, diciamo così, alla estrema distribuzione ingiusta del reddito, ed è una crisi politica perché non ci sono più partiti politici in grado di rappresentare queste esigenze. Siccome il capitalismo non è ragionevole, si va a un grande scontro, perché questo capitalismo vuole il potere totale, cioè la svolta. Riassumendo la domanda, la crisi del liberalismo si sta trasformando in un regime sociale totalitario, autoritario, violento, che non vuole più gestire con democrazia, vuole gestire con la forza. E questo è un momento di svolta, secondo me, internazionale, sicuramente evidente, almeno in tutto l'Occidente. La crisi è dell'Occidente, è solo dell'Occidente ed è dentro l'Occidente. Il resto del mondo continua ad andare avanti come prima e meglio di prima. Questa è la mia risposta strutturale alla domanda. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de la vicedirectora de Pandora TV, la señora Margarita Furlán, a este homenaje de nuestro querido Giulietto. Caro Giulietto, tú me has enseñado a guardar el cielo y esta sera c'è una Venere straordinaria que es muy vicina a la luna. E yo te imagino lì, seduto tra le stelle, questa volta a guardare noi, a quello che stiamo per fare, a quello che faremo. Sei un uomo che ha fatto dell'umiltà, del coraggio, della verità e della giustizia i cardini della sua vita e del suo esempio per tutti quanti noi. Un faro. Mi hai insegnato un mestiere, a distinguere la bugia dal falso, l'onestà dal maligno. Le tue ultime parole in televisione, vorrei ricordarle, sono state di ieri e sono state queste. Ancora una volta forse profetiche. Siamo arrivati alla fine di questa maratona, che spero sia stata per tutti voi interessante. Sono state esposte molte cose nuove con altre nuove voci internazionali. Ci diamo un arrivederci fisico, a quando potremo rincontrarci, anche se credo non sarà facile riconquistare le libertà costituzionali che sono state sospese, e sappiamo perché. Già si intravedono segni che ci mostrano le situazioni difficili in cui dovremmo combattere per riavere le libertà che ci sono state sottratte. Dobbiamo sapere che la situazione sarà molto più critica, molto più drammatica. Incombe una crisi economica di proporzioni gigantesche che coinvolgerà e travolgerà, io credo, l'Italia. Coloro che stanno utilizzando questa situazione come uno strumento per colpire i più deboli, e più deboli sono già stati colpiti. Coloro che hanno in mano i bastoni del comando li useranno. E quindi sarà compito nostro, tutti insieme, costruire una barriera e una capacità di riscossa. Dobbiamo pensare a una politica diversa per uscire da tale situazione. Questo convegno si è svolto online, ma ci saranno e dovremo fare in modo che ci siano altri momenti di lotta e di combattimento politico che siano fisici, in cui ci si possa ritrovare e guardare negli occhi. Caro Giulietto, sei stato il mio maestro di vita. E ora ti saluto, augurandoti di essere felice davvero, ovunque tu sia. Lotteremo per te. Te lo garantisco. Ciao Giulietto. Y bien, espero que estén disfrutando este homenaje y que vayan conociéndolo a este verdadero ser. Realmente tuvimos la suerte, el equipo del Despertar,
No hace mucho tiempo, cuando empezamos con esta idea de Fabián Ranieri y de quienes todos lo acompañamos a Fabián para desarrollar este producto, que es El Despertar, tuvimos la suerte de tener una entrevista con Giuletto. Y la verdad que es un orgullo haberlo tenido y que haya participado para este humilde producto que es El Despertar. Marca un poco de quién era Giuletto, no solo la humildad, eso quiero destacar, la humildad que no tuvo ningún inconveniente en hablar con nosotros y darnos una entrevista, a pesar de la apretada agenda que él tenía, porque realmente que era un hombre que no paraba. Los dejamos con este extracto de una entrevista realizada por El Despertar con Giuletto Chiesa. Sì, naturalmente il potere ha dalla parte sua adesso una grande potenza comunicativa. Questo è il vero, la vera arma che hanno in mano questi signori. Loro hanno tutti i giornali, tutte le più importanti televisioni, il mainstream che ha formato un pubblico consumatore. Ha illuso la gente. La gente in tutta questa fase, diciamo, negli ultimi 40 anni, è stata educata a pensare che le risorse ci sono, che i soldi si trovano, che è sufficiente per comprare il cellulare è diventato la merce principale, che è allo stesso tempo la merce ma anche lo strumento del condizionamento mentale. Le nuove generazioni sono ormai formate da questo è il maestro del presente e del futuro. E questo maestro è un maestro bugiardo, ignorante, sebbene contenga tutta la sapienza mondiale apparentemente del web, ma è un maestro ignorante, è un maestro che sa fare i calcoli e basta, non sa capire gli uomini, li vuole cambiare e questo è tutto nelle mani del proprietario, è cambiata la psicologia della gente. Per questa ragione io credo per esempio che molti partiti di sinistra non sono più capaci di parlare con la gente perché usano un linguaggio che non c'è più. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, ma il linguaggio delle grandi masse popolari non è più il linguaggio della sinistra. La sinistra parla, ma la gente non la capisce. Oggi in Italia, per essere chiari, faccio l'esempio italiano, ci sono 17 partiti comunisti, ciascuno dei quali prende lo 0,02%. Perché? C'è una spiegazione. Le idee della sinistra non vanno più bene, la giustizia, la solidarietà, l'uguaglianza non contano più. Contano, solamente che se le racconti con il linguaggio del XX secolo la gente non ti capisce. Cioè io l'altro giorno sono stato a parlare nel nord Italia, vicino a Firenze, a una scuola. C'avevo 80 ragazzi. Ma per farmi capire, io devo usare un altro linguaggio, e lo uso un altro linguaggio. Uso il linguaggio dei media e gli spiego, cioè apro la scatola della narrazione del mainstream, come si dice da noi, cioè del flusso generale dell'informazione che arriva dai 7 canali pubblici e privati, da tutti i giornali principali. Bisogna aprire questo meccanismo e mostrare dove c'è l'inganno. Perché se tu gli vai a spiegare che c'è la lotta di classe, loro non sanno più neanche che cos'è la lotta di classe. La classe operaia non sanno che cosa sia. Loro non si sentono classe operaia. Anche se sono figli di operai, non si sentono classe operaia. Loro sono dentro il mercato, dentro l'Europa del benessere, dentro gli scambi, si viaggia. Tutto questo loro capiscono e non capiscono quello che gli si dice in termini di lotta politica, anche perché le classi sociali sono state completamente cancellate nella mente della gente. Molti credono di essere dei potenziali ricchi e quindi pensano di fare fortuna viaggiando per il mondo. Cioè non c'è più nessuna idea di una difesa del proprio territorio, della propria mente innanzitutto, del proprio corpo, della salute, del proprio lavoro, perché non c'è più lavoro.
Questo è il problema. Noi siamo di fronte a una nuova fisionomia sociale costruita dal capitalismo finanziario che è completamente incomprensibile nella sua struttura di potere alle grandi masse popolari. E non c'è nessuno che racconta la verità alle grandi masse popolari. E non c'è nessuno perché anche i partiti che esistevano della sinistra non hanno capito che ormai la battaglia politica per la conquista delle menti non si fa più con il linguaggio del XX secolo, cioè della lotta delle classi tradizionali, perché quelle classi non ci sono più e non ci sono più nella testa della gente. E tu lo puoi dirgli, c'è il capitalismo, il capitalista non lo vedono. Dove sta il capitalista? Non si vede il capitalista. Il capitalista sta in qualche stanza strana a Wall Street, alla City of London, ma loro non vedono mai il padrone. Lo si vede soltanto al basso livello del mercato popolare, ma non si vede nella struttura sociale. E il padrone ha già preso nelle sue mani il controllo dei parlamenti, il controllo dei governi, perché può pagare chiunque, cioè c'è uno squilibrio pazzesco, inimmaginabile, tra il potere di acquisto finanziario delle élite e la forza dei movimenti popolari. I movimenti popolari si esprimono con lotte, si va in piazza, vieni ucciso, ti sparano addosso, ma non hai lo strumento politico per reagire, perché non hai il controllo delle menti della gente. Questo è il vero problema che c'è di fronte per ogni movimento che voglia cambiare le cose. Bisogna dotare questo movimento subito di mezzi di comunicazione di massa. Questo è il principale elemento da costruire, la comunicazione dei, io dico che lo scontro ormai è tra quei pochi che stanno lassù e i moltissimi che stanno giù. Quelli che stanno lassù hanno tutta la comunicazione nelle loro mani. Quelli che stanno giù non hanno nessuna comunicazione salvo quella delle loro braccia. E questo è un confronto impari, come diciamo in italiano, non eguale. Ora presentiamo a Giorgio Almendra, periodista e redattore di Antimafia 2000, che ci va a dire con sue parole che rappresentò Giulietto per lui. ¿Cómo podemos recordar a Giulietto Chiesa, un maestro del periodismo, un hombre reflexivo, un hombre incisivo a la hora de la denuncia, a la hora de la lucha, a la hora de la combatividad en diferentes planos, pero sobre todo en el plano político y en el plano de la lucha social? ¿Cómo lo podemos recordar? Con un homenaje eterno. Aquí en la redacción de Antimafia 2000 Sudamérica, sus escritos, su voz, sus documentales, su presencia militante siempre ha estado presente, siempre ha estado activa, dinámica, para despertar la conciencia de los pueblos sudamericanos, del joven sudamericano. A la hora de conocer el fallecimiento de Giulietto Chiesa, obviamente sentimos un gran dolor y de forma inmediata nos sobreviene su imagen, su rostro, su sonrisa, su afectividad. Lo conocí personalmente a él en el año 2009 en ocasión de un congreso antimafia precisamente en Rosario, Argentina, en Sudamérica. Y allí entablamos diálogo en varias oportunidades y allí lo conocí personalmente luego de conocer sus escritos, de conocer sus experiencias de un hombre comprometido con la lucha social, con la justicia y con la verdad. Y así siempre habló, con la justicia, con la verdad, habló en su cobertura periodística extensa en Unión Soviética y en sus trabajos periodísticos que se fueron expandiendo a través de Antimafia 2000, a través de Antimafia 2000, de Pandora TV, etc. Era un hombre polifacético, un hombre carismático, un hombre que ha sembrado verdaderamente militancia, una militancia combativa que se hace necesaria en estos tiempos, en este momento que la humanidad vive momentos críticos, vive situaciones desesperantes y situaciones límites. Y obviamente sus enseñanzas, sus trabajos y su voz quedarán permanentemente en el recuerdo. El movimiento Overboys ha sido uno de los destinatarios de esa enseñanza, de esas verdaderas entregas y verdaderas militancias a través de la voz y a través de su profesionalidad. No hay más que decir a todos ustedes, no hay más que decir al mundo, no hay más que decir a los jóvenes que Giulietto Chiesa, tú estás ahora más presente que nunca. Y gracias por tu aporte
constante para la lucha social y para cambiar esta sociedad, este mundo. Ahora escucharemos una de las tantas respuestas que nos dio nuestro querido Giulietto acerca de nuestro programa América Latina se desangra. Non lo so, questo non so dire in che termini. Storicamente molte rivoluzioni latinoamericane sono state fatte dai militari progressisti. Infatti ci sono stati i militari reazionari che hanno fatto i colpi di Stato che sappiamo e che hanno ucciso molta gente, ci sono stati anche militari intelligenti e democratici. Cuba, la rivoluzione cubana è stata fatta da un esercito dove c'erano molti ufficiali dell'esercito che si sono ribellati. In Venezuela uguale, in molte parti c'è stata una presenza militare progressista, ma sostanzialmente chi ha fatto la storia dell'America Latina è stata la Escuela de las Americas, costruita dai servizi segreti degli Stati Uniti d'America. Questo è il vero, la vera origine di tutti questi colpi di Stato. Solo che c'è stato un momento, questo mi pare importante, c'è stato un momento, diciamo, all'inizio di questo secolo, in cui l'America si è concentrata tutta sulle sorgenti del petrolio. E quindi durante la presidenza Bush, dopo l'11 di settembre, sostanzialmente, dopo l'11 settembre del 2001, quando c'è stato l'attentato alle torri, l'America ha deciso, il gruppo dirigente americano Neocon ha deciso che bisognava stroncare tutti i gruppi dirigenti dei paesi del petrolio, petrolio medio orientale. Quindi ha concentrato tutto in quella direzione. Arabia Saudita, Iraq, Siria, Iran e così via discorrendo. Cioè l'attenzione del gruppo dirigente americano si è concentrata tutta sulle fonti energetiche fossili, perché loro hanno fatto i loro calcoli e hanno pensato che lì c'era il futuro. Bisognava assicurarsi subito la proprietà o la gestione diretta delle fonti energetiche primarie, petrolio e gas. Questo ha provocato una certa distrazione, nel senso che in quegli anni, cioè in tutti i primi 19-20 anni di questo secolo, sostanzialmente l'America non ha più guardato l'America Latina come il punto più importante del suo potere. Questa secondo me è la spiegazione. Sia nel doppio mandato di George Bush, sia nel doppio mandato di Barack Obama, l'America ha guardato al Medio Oriente essenzialmente e ha lasciato da parte il controllo ferreo che aveva avuto fino a quel momento sull'America Latina, un intero continente però considerato di secondaria importanza, anche perché non pericoloso. Il Medio Oriente è a contatto diretto con la Russia, con l'Iran, ha un contatto più o meno diretto con la Cina, quindi l'America, il potere imperiale americano si è orientato verso il Medio Oriente come punto primario di lotta. Poi però è accaduto che in Medio Oriente le cose non sono andate bene, l'America non ha vinto, come vediamo, non ha vinto in Afghanistan, non ha vinto in Iraq, ha vinto solo in Libia, ha distrutto, distrugge dappertutto, ma non ha creato un'alternativa. Neanche in Iran c'è ancora riuscita, sebbene America e Israele vogliono la guerra contro l'Iran per liquidare il principale nemico in questo momento. E a questo punto è venuto fuori Trump. Trump è uno che ha un'idea dell'America diversa da quella di Obama. Lui vuole un'America che produce, che esporta, che diventa un grande concorrente economico sui mercati del mondo. C'è una frase molto importante che Trump ha detto, noi dobbiamo smettere di essere degli esportatori di dollari. Noi abbiamo riempito il mondo di dollari e ci siamo indebitati, perché non produciamo più. Quello che produciamo lo produciamo in Cina,
con le fabbriche americane che producono in Cina. Ma l'America come tale ha perso il suo ruolo di motore del mercato dei beni e dei servizi mondiali. E quindi Trump ha cambiato il registro ed è improvvisamente tutta la parte di America che è collegata con Trump e che lo ha portato al potere, si è accorta dell'America Latina, si è accorta che avevano perduto il Venezuela, che avevano perduto il Brasile, che in parte avevano perduto l'Argentina, che avevano perduto l'Ecuador, che avevano perduto la Bolivia, che avevano non perduto, ma insomma non, in Cile la situazione era equilibrata, solo che hanno dei gruppi dirigenti stupidi, come questo presidente Pinera, che è Berlusconi, come Berlusconi, gente che vuole fare solo i soldi. E quindi l'America Latina sembrava perduta, a cominciare dal Brasile, che è il più grande gigante. A questo punto, per gli americani, l'America Latina diventa economicamente importante. Economicamente. Per l'America di Trump, l'America Latina diventa un nuovo grande continente da sfruttare per produrre e esportare merci, in gran parte alimentari, per esempio, ma non solo. Alimentari, il legno del Brasile, le terre dell'Argentina, eccetera, eccetera. E quindi guarda in questa direzione. E quindi che cosa vuole? Vuole dei regimi politici che facciano l'interesse dell'America. Cioè l'America vuole riappropriarsi dell'America Latina, l'America del Nord. Questo è quello che sta succedendo. Un cambio di attenzione, visto che l'espansione militare degli Stati Uniti non interessa più tanto al presidente Trump e a quelli che lo sostengono, gli interessa l'espansione economica e quindi vogliono riequilibrare l'impegno americano. Se prima erano concentrati tutto sul Medio Oriente e sull'Europa, adesso cominciano a pensare che conviene orientare l'economia americana verso l'America Latina, ma per questo ci vogliono dei regimi filoamericani completamente, come è accaduto in Argentina e come è accaduto con Bolsonaro in Brasile, come hanno cercato di fare cacciando Maduro dal Venezuela. Tutta questa cosa ha un senso strategico continentale e quindi in qualche misura hanno svolto una offensiva politica articolata, differenziata, non dappertutto uguale, ma chiaramente dietro tutti questi cambiamenti di regime in America Latina ci sono gli Stati Uniti, si vede chiaramente, si è visto in Venezuela, si è visto in Ecuador, si è visto in Bolivia, si sta vedendo in Bolivia, si è andata un po' male in Argentina, ma in Cile ancora la situazione è bilanciata, non c'è ancora una soluzione politica alla crisi cilena, ma l'America sta investendo grandi risorse per riconquistare il continente latinoamericano. Y continuamos en este programa especial, espero lo estén disfrutando, lo sigan disfrutando en este humilde homenaje. Y ahora quien va a hablar de Giulietto y que también tuvo la suerte de estar cerca de él, sobre todo por la cercanía, ¿no? Porque los dos, ambos son italianos. Estamos hablando de Sonia Bongiovanni, quien es directora de Our Voice, este grupo que denuncia a través del arte y en poco, en algún punto, se choca, se cruza, se toca con el trabajo que realizaba Giulietto Chiesa. Escuchamos a Sonia Bongiovanni hablando de Giulietto Chiesa. Ciao Giulietto, è difficile parlare a una telecamera in questo momento e dover parlare a te. Innanzitutto voglio ringraziarti per tutto quello che sei per noi, per tutto quello che sei stato fin dall'inizio, per essere sempre un esempio gigantesco nella lotta contro tutte le ingiustizie sociali. I giovani del movimento, tutti i ragazzi del movimento Our Voice, sono molto affezionati a te e alla lotta che tu hai portato avanti con tenacia tutta la tua vita contro le guerre, contro la NATO, contro tutte quelle ingiustizie che noi oggi vogliamo combattere grazie a esempi, punti di vita come te che ci hanno trasmesso questo fin dall'inizio. Noi in questo momento saremmo stati, se tu ce l'avresti permesso, con te
per mostrarti tantissimi progetti che stiamo portando avanti e per dirti che quel sogno che tu avevi e che tu ti sei battuto tutta la tua vita per realizzarlo, noi ce la metteremo tutta e noi ci batteremo fino all'ultimo per renderti onore e per rendere quel sogno realtà, perché ci crediamo come ci hai creduto tu e come ci hanno creduto tutti coloro che hanno dato la propria vita e si sono sacrificati per un futuro migliore. Io ti ringrazio perché fin da bambina ti conosco e un giorno tu mi hai preso per mano e per me quella tua presa per mano significa il cammino verso la verità, una verità che tu ti hai sempre mostrato, una verità che tu ci hai trasmesso a livello mondiale e che adesso, anche se non ci sei, tu hai detto tutto. In molti casi non sei stato creduto, ti hanno lasciato solo, ma il mondo vedrà che ciò che dicevi tu era vero, era reale e si sta realizzando adesso, in questo momento. Quella verità del mondo che tu ci mostravi e ci mostravi come poterla combattere, oggi la troviamo nelle tue idee che continuano ad esistere, in quei documenti, in quei libri, in quell'informazione, in quell'intelligenza, in quell'intelletto, in quella saggezza che tu hai sempre avuto e che oggi continua a vivere in tutti coloro che lottano. Grazie. Ora, in questo estratto, vamos a ver y escuchar su opinión sobre lo que está pasando en América Latina. Sostanzialmente sì, è una grande miniera, la grande miniera di un intero continente che va presa subito per produrre a tempi rapidi un grande ritorno economico, ma con una notazione in più. Mentre prima si sfruttava le risorse naturali semplicemente per lavorarle e esportarle a basso costo, adesso il grande capitale finanziario vuole diventare proprietario. Ecco la novità. Io faccio un esempio: proprietario della terra, vuole diventare proprietario lui direttamente. Non gli servono più i popoli intermedi, lui vuole la terra, perché stanno già pensando a quando non ci saranno più risorse. E allora, quando le risorse non ci saranno più per tutti, loro saranno i proprietari delle risorse e potranno decidere il prezzo delle risorse. Quindi per i popoli dell'America Latina il pericolo è molto grande, è il pericolo della loro esistenza umana. Questa è la novità. Io lo vedo in Italia, abbiamo avuto il fenomeno dei Benetton. Benetton, a quanto ho letto, si è comprato pezzi interi di Argentina. Benetton, che è il proprietario delle autostrade italiane ed è un miliardario, multimiliardario, è diventato mondiale comprando la terra. Cioè, vogliono le risorse, le vogliono loro direttamente, vogliono diventare i proprietari delle risorse. Quindi, secondo me, da come vedo, il processo in corso in America Latina è il processo di privatizzazione dell'America Latina da parte degli americani, direttamente, con i loro soci locali. Ahora los invito a escuchar al director de la revista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, que con sus cálidas palabras rinde homenaje también a su querido colega. Ciao Giulietto. Mi avevi detto che saremmo andati a Mosca da Gorbaciov per effettuare l'intervista testamento del grande statista russo. E invece te ne sei andato tu, ma non a Mosca. Te ne sei andato nell'universo, come lo chiamavi tu. Per te c'era l'universo, c'è l'universo. E quindi ci hai sconvolto. Però noi, per noi tu esisterai sempre. I nostri giovani si sono innamorati di te, della tua intelligenza, della tua onestà, del tuo talento,
di giornalista quale sempre sei stato, nel cercare la verità e nel raccontare la verità della storia di questo millennio che è iniziato e dell'altro che è finito. Non ti dico ti ricorderemo, perché noi cammineremo insieme con te e tu camminerai insieme con noi per cercare di cambiare questa società, una società che adesso tu contestavi, ma non il popolo, contestavi il potere, quel potere tirannico che opprime gli ultimi, i più deboli, quella protesta tua instancabile contro le guerre tutte, senza se e senza ma, quel catastrofismo che tu sempre hai espresso, ma che in realtà era un sano e straordinario ottimismo, cioè quello di cambiare verso il bene, verso la pace, verso la fratellanza, con una politica giusta, con l'arte che esprime il vero senso dell'uomo. Resta con noi, Giulietto. Aiutaci. Per noi ci sarai sempre. Ciao, maestro. Bueno, muchas gracias por haber compartido este gran homenaje que le hemos hecho a nuestro querido Giulietto, y también un beso enorme a toda su familia y gracias a los que colaboraron por hacer este programa. Un beso grande, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias. Bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado esta propuesta y este homenaje. Y bueno, nos estaremos viendo en un nuevo despertar. Hasta la próxima. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este programa especial, que puedan haberse acercado un poco al conocimiento de esta figura de un gran hombre, un gran periodista, quien fuera Giulietto Chiesa. Desde aquí enviamos un abrazo enorme. Gracias, Giulietto, por haber sido una luz en este mundo oscuro. Y los dejamos con un sentido y sentimiento expresado por el grupo El Despertar y esas palabras llevadas al papel por Elena Herrera. Así que agradecemos este hermoso trabajo que realizó y lo dejamos para que lo escuchen. Será hasta la próxima. Gracias por estar. Abrazo grande a todos. Gracias, Giulietto. Porque gracias, aunque nosotros solo seamos un pequeño grupo del sur de América Latina, que tan solo alcanzamos a rasguñar, merodear y donde tímidamente nos adentramos en estos temas tan complejos del panorama geopolítico. Eso sí, todo desde el corazón, muchas veces carentes del conocimiento, pero siempre con los mejores propósitos de ir denunciando las injusticias. Un día tocamos a tu puerta y con esa humildad, sencillez, nos brindaste toda tu sabiduría, elocuencia que te dieron los años de haber librado tantas batallas. Y cual libro abierto, sin escatimar nada, nos compartiste y nos despejaste buena parte de los interrogantes por los que transitamos. Ese legado de denuncia, humildad, equidad, para poder construir un mundo más digno para todos los seres. Es el legado que has dejado en nosotros y en nuestros corazones. Gracias, Giulietto. Hasta pronto. Thank you.